siete riusciti a risolvere il problema della volta scorsa. Allora, iniziamo con la soluzione dalla tavoletta di cioccolato. Purtroppo dobbiamo dirvi che la tavoletta di cioccolato non è infinita. Mettiamo a confronto le nostre due tavolette, la nostra tavoletta iniziale, dove abbiamo due colonne di 5 quadratini di cioccolato ciascuna, e quella che abbiamo ottenuto dividendo la nostra tavoletta in quattro parti e ricomponendo queste parti. L'illusione è di aver ottenuto una nuova tavoletta di cioccolato più uno, questo quadratino in più. In realtà, se andiamo a vedere bene, la nostra nuova tavoletta di cioccolato non misura come quella iniziale, ma è più piccola, perché in ogni colonna non abbiamo 5 quadratini ma 4 e mezzo. Ecco da dove arriva quel quadratino in più che ci eravamo illusi di aver creato dal nulla. La soluzione al problema di Osanà è simile, perché vediamo cosa ci dice Osanà. Ci dice che abbiamo questo rettangolo di partenza di 33, ci dice di dividerlo in quattro figure, di ricomporre queste quattro figure in due rettangoli, e ci dice: bene, ora quello che abbiamo ottenuto sono due rettangoli, uno di area 20 e uno di area 14. Il risultato, la somma di queste due aree mi dà 34, che è un'area uguale a x più 1, dove x era la mia area di partenza, la mia area 33 del mio rettangolo iniziale. Quindi come è possibile? È possibile anche qui ingannando, perché se noi andiamo a vedere le figure di Osanà, ci accorgiamo che in realtà all'interno dei nostri rettangoli alcuni quadratini sono più piccoli, esattamente come nella tavoletta di cioccolato, solo che il nostro occhio non se ne accorge. Infatti, se noi proviamo a costruire due rettangoli che siano effettivamente di area 20 e 14 e li sovrapponiamo poi ai rettangoli che avevamo costruito con le figure ricavate dal nostro rettangolo, vediamo che c'è una differenza. I rettangoli neri, che sappiamo misurare effettivamente 20 e 14, sono più grandi dei rettangoli che avevamo ottenuto seguendo le indicazioni di Osanà, e quindi quanto sono più grandi? Di 1. Ecco quindi che sappiamo per certo che la somma dei due rettangoli in realtà non è 34 ma è 33. Quindi la matematica è salva, ci siamo lasciati ingannare ed ora siamo pronti per il prossimo problema.